So che siete curiosi, finalmente ci siamo. Il trailer di GTA 6, Grand Theft Auto 6, è uscito e subito sono usciti anche i primi misteri come serial killer, simboli strani e oggetti strani riguardanti il nuovo Grand Theft Auto 6. Ma per scoprire nel dettaglio, continuate a seguire questo video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò una lista di tutto ciò che è strano o che ha dell'inspiegabile. Eravamo tutti in hype per il trailer e finalmente ci siamo arrivati, è il giorno X. Lasciate un like se avete già visto il trailer, ma anche se non avete notato questi dettagli strani che ora andrò ad elencarvi. Patriot Beer. Le strade di Vice City sono pieni di mezzi in movimento e un segmento del trailer denota come un camion che trasporta la celebre Patriot Beer, già visto in GTA 4 e in GTA 5. Un'altra curiosità, un altro mistero è la 919 Vice City, un velivolo attraversa i cieli di Vice City facendo sventolare un cartellone promozionale che riporta la frase Why 69 when you kill 919? Di cosa si tratta? Al momento è un mistero. 919 potrebbe essere il nome di un brand di moda, di un nightclub, di una compagnia telefonica, di un locale di Vice City o magari di un'app mobile. L'abbiamo amata in GTA 3, Vice City e San Andreas, con un look che ricordava la Ferrari testa rossa, mentre in GTA 4 e in GTA 5 la città sembrava più ispirata alla Ferrari Enzo. In GTA 6 questa popolare auto tornerà con un design che riprende nuovamente quella della testa rossa. 69. Il marchio di moda 69 torna in GTA 6 con un nuovo logo SN che ricorda quello della Louis Vuitton. Del resto, basta guardare il costume qui sotto per accorgersi subito delle somiglianze con le grafiche della Maison francese di lusso. Ora andiamo sulla parte più incredibile, più senza parole, che mi ha portato a fare questo video: il Joker della Florida. Il notiziario spagnolo cita l'arresto di un criminale con numerosi tatuaggi sul volto e un look simile a quello del Joker. Come potete vedere dalla foto che vi sto mostrando in sovraimpressione, si tratta di una persona con i capelli viola, con degli occhi dipinti, quindi veramente molto molto strani e pieno di tatuaggi. Si tratta di un riferimento vero al Joker della Florida. Vero nome è Lawrence Sullivan, criminale che ha imperversato lo Stato tra il 2017 e il 2018, rendendosi protagonista di numerosi reati. Ma perché in GTA 5 hanno iniziato a, diciamo, fare queste cose qui veramente molto particolari? Perché hanno messo un serial killer all'interno del trailer ufficiale? All'epoca trentenne, questo serial killer salì agli onori della cronaca non solo per le sue azioni violente, ma anche per il suo aspetto ispirato a Joker, e in particolare la Joker di Jared Leto di Suicide Squad. Con i capelli colorati di verde, viola nel trailer di GTA 6, e numerosi tatuaggi sul viso, GTA 6 è ambientato a Vice City. E Rockstar Games si è ispirata quindi ad un fatto di cronaca locale, relativamente recente per questo personaggio comparso nel video, ma ancora senza nome. Ma secondo me, nei prossimi trailer che faranno di GTA 5, o comunque anche nel gioco stesso, lo andremo a scoprire a breve. Sono cose veramente molto strane, soprattutto quest'ultimo mistero. E ricollegandolo al serial killer con i tatuaggi sulla faccia nella vita reale mi ha fatto venire assai brividi. Ma secondo voi, perché hanno fatto questo collegamento? Cosa c'è di strano? Cosa vuole nasconderci Rockstar Games con il nuovo GTA 6? Iscrivetevi al canale e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like. Grazie per la visione a tutti e ci becchiamo al prossimo video e fatemi sapere se volete altri video di GTA 6 qui sotto nei commenti. Grazie a tutti, ciao.